Allora, sono uscito da quello che presumo sia la carbonaia. Là, vediamo svettare le due torri, ho scoperto un'altra cosa. Qua, questo posto qua è veramente un pozzo di sorprese. Poco distante dalla struttura, ho trovato un altro forno. Eccolo lì. Quello lì è un forno, è un piccolo forno che sicuramente serviva come forgia per poter lavorare i metalli di cui si servivano quelli che lavoravano qua in questo luogo. Ora, qua c'è la base. Un attimo che sposto un po'. Ecco, vedete che lì c'è un foro, è tutto rivestito e coibentato con quello che c'era una volta. Sicuramente qua mettevano le barre di ferro, gli attrezzi e tutto quello che gli serviva per lavorare, perché ricordiamoci che se c'è un cementificio ci deve essere anche una cava dove estraevano il materiale. Adesso poi andiamo a cercarlo. Quindi qua sopra venivano posizionati gli utensili da lavoro e sotto, utilizzando il carbone che proveniva dalla carbonaia, sotto veniva acceso il fuoco, venivano portati in temperatura al metallo per poi essere lavorato. Diamo un'occhiata dentro. Guardate un po' che meraviglia laggiù, si vede ancora il carbone, si vede ancora il carbone spuntare. Perciò questa forse è una delle poche cose che ho indovinato. Tutto il resto è tutta un'ipotesi che sto elaborando. Guardate un po' lassù, adesso andiamo a vedere che cosa c'è lassù. Perché secondo me, se le miniere sono sul fianco della montagna a questa altezza, non potevano portare la polvere di cemento giù in basso e poi riportarla su. Sicuramente su c'è delle altre strutture, ci dovrebbero essere le macine dove macinavano la polvere prima di introdurla nel forno. Adesso andiamo a vedere.